Questa è una serata italiana. Perdonatemi dunque se mi esprimo in italiano. Una persona che stimo stamattina mi ha ricordato che sono pochi gli italiani che rammentano che l'Italia è il terzo paese al mondo ad aver spedito in orbita un satellite dopo Stati Uniti e Russia. Il mio auspicio è che domani quante più persone, soprattutto gli italiani, sappiano che l'Italia è il primo paese d'Europa ad aver lanciato in orbita un satellite con un sensore ottico iperspettrale. Prisma è l'esempio mirabile di cosa può produrre il comparto spaziale italiano quando decide di fare gioco di squadra e interpretare collettivamente la partita. Circa 12 anni fa, ASI, l'Agenzia Spaziale Italiana che stasera ho l'onore di rappresentare, decise di finanziare con risorse pubbliche il progetto Prisma e selezionò le imprese che hanno realizzato l'oggetto che stasera abbiamo osservato. OHB Italia, capofila di un raggruppamento temporaneo di imprese, è responsabile della missione e si è occupata e si occupa dei segmenti di attività più rilevanti, lancio, terra e volo. Leonardo ha messo a disposizione le competenze per la realizzazione dell'occhio iperspettrale. Avio, italiana anch'essa, produce Vega, che concettualmente per costruzione è prevalentemente italiano. Il centro di raccolta dati è stato realizzato da Telespazio, il centro che processerà i dati che proverranno da Prisma è italiano ed è il centro spaziale di Matera. Tutto questo vuol dire che il comparto spaziale italiano ha un enorme potenziale. Il 2018 è stato un anno importante per lo spazio in Italia. È entrata in vigore la legge 7, conosciuta come la legge spazio, che ha rimesso sotto la competenza del governo e della presidenza del Consiglio dei Ministri la materia dello spazio. Il governo la esercita attraverso il COMINT, un comitato interministeriale dove siedono tutti i ministeri che hanno un diretto interesse in questa materia. Vi siede e vi partecipa l'Agenzia Spaziale Italiana, possono sedervi e partecipare tutti gli esponenti del mondo della ricerca, dell'università e dell'industria, e credo che quello sia il luogo istituzionalmente deputato a fare in modo che tutte queste potenzialità possano tradursi in una filiera costante di successi come quello che abbiamo vissuto e che ho vissuto stasera sulla nostra pelle. Grazie. Esa Stefano, bien fait Ariane Espace avec NES. Avec ce lancement, Prisma, ce n'est pas seulement un succès italien, c'est un succès européen. So, merci à toutes les personnes qui ont travaillé à ce projet ici à Kourou.
Je pense que c'est important de remarquer ça en cette occasion. Turning to English, sorry, I have sort of I came to an end to my French vocabulary. I'm sorry about that. But I just wanted to take the opportunity again to thank everybody for the fantastic job. Thank in particular Avio, which has again, yet again, proven his reliability and will continue to be our reference launcher for our project. We have already the next project line up and with a contract signed, which is Naos, and I'm working to further opportunities to use this launcher. And I'm more and more convinced that this is a workhorse that that deserves all our attention and our commitment. Grazie, turning to Italian, grazie a tutti i colleghi dell'azienda che dirigo, dei miei partner Leonardo, di Avio ancora una volta, e tutte le aziende che diciamo hanno collaborato a questo grande successo, la dedizione degli ingegneri che hanno lavorato alacremente. Gli ultimi 4-5 mesi i miei colleghi sanno che sono stati costretti a turni e quindi il mio sentito ringraziamento va a voi. So quanto avete dato e adesso è venuto il momento di raccogliere. Posso solo augurarmi che in seguito alle operazioni che ci attendono, il commissioning e poi alle operations, questo satellite produca, mantenga le promesse, così che si possa fare di questo, di questa missione pilota un'infrastruttura permanente per il nostro paese che investe così tanto dello spazio. So thank you so much. And to the next launch. Thank you, and so again, congratulations to all for this outstanding success. We'll be back here in April, on the 4th of April, for our next launch with Soyuz. It will be the fifth launch for O3B, SES O3B, and I would like really to thank you for your attention tonight and to wish you to enjoy the night. Thank you. Et bien voilà. Voilà donc cette